Il giornale IT nella zona della cultura ha fatto un articolo pubblicato sul web, ben fatto, ma che non spiega molte cose, soprattutto non spiega perché la velocità della luce sia insuperabile da parte di una massa. Dice il fisico che ha fatto questo articolo: è un pilastro della fisica moderna. Le caratteristiche strutturali dello spazio-tempo impongono un limite alla velocità di qualsiasi oggetto nel cosmo, quella della luce. Ecco perché nulla nell'universo può andare più veloce della luce. E qui cominciano i miei commenti. Il pilastro della fisica moderna starebbe nelle imposizioni dello spazio-tempo, che impedirebbero un limite alle velocità di qualsiasi oggetto nel cosmo, ma è una affermazione proprio pazzesca. Basterebbe solo pensarci un po'. Se lo spazio omogeneo è tutto in espansione e poniamo un metro espanso in apparenza dei 3 metri dello spazio a 3 dimensioni, che però sono in ciascun terzo dei tre della terna cartesiana, abbiamo che a mano che la distanza cresce di 1 metro, l'espansione periferica cubica di volume ha la velocità triplicata. Basterebbe avere 18 metri così, di 3 moltiplicati per 3, e 3 elevato a 18 supererebbe di già la velocità della luce, poiché sarebbe di 387.420.489 metri contro i 299.792.458. Anche avendo una minima espansione uniforme dal principio del Big Bang fino ad ora, la velocità di fuga periferica non ha limiti. Per arrivare esattamente alla velocità della luce, con sole 18 moltiplicazioni per 3, occorre partire esattamente dallo 0,77381 a dimensione 100 millesima dell'elettromagnetismo che ha dimensione 100.000. Da 0,77381 e non da 1. Questo, infatti, dà con 0,77381 eccetera per 3 elevato a 18 299.792.458. Che cosa è questo 0,77381 fino alla dimensione 10 alla meno 5 dell'elettromagnetismo? È l'esatta unità del suo moto curvo, data da quant'è qui a lato. A destra, 180 gradi di rotazione, che sono quelli che determinano l'avanzamento diametrale, diviso il 3,14 di pi greco volte il diametro, più 0,77381. Questo dà quel valore
di 0,57155, che è il tempo di 111, ove 111,57155 è l'unità oggi mancante nella relatività ristretta. Ecco la confutazione di questo presunto perché, basato sul pilastro della fisica moderna, lo spazio-tempo ha quattro dimensioni, in cui ciascuna è posta un decimo del rispettivo ciclo di presenza. Ciclo posto 10 per principio e dunque non da dimostrare. In tale ciclo imperante nello spazio-tempo, il numero invariante, invariante come C2, è il 9, che non è C2, è meno di C2. Che cosa gli manca? Si può calcolare esattamente. Poniamo il 9 alla dimensione di C2 e togliamogli l'area C2. Il risultato è quel 124,482, eccetera, che è un'area. La sua radice quadrata dimostra la lunghezza del lato che manca. Ora però questo valore esiste nel tempo decimale di quello che abbiamo lasciato perdere come tempo. E poiché tutta l'area elettromagnetica è 10 elevato a 10 unità, abbiamo che 11.157.155 sta al lato di 10 elevato a 10, uguale a 100.000 unità, come 111,57155 volte il lato 10 elevato a 5, preciso fino alla dimensione 10 elevato a meno 5. Manca l'unità 111 nel tempo dello 0,57155 dato da 180 diviso 100 volte pi greco, dato dal moto diametrale, quello che realizza l'avanzamento diametrale, perché 3,14 sono le volte del diametro. Quindi quando si prende la lunghezza 180 del diametro e la si divide per 3,14, eccetera, più 0,77381, allora abbiamo quel valore che è quello che manca. Il diametro in radianti si divide per 100 pi greco, sommati al 77% di libertà di moto, quella relativa alla velocità di 66 fratto 11, in cui 66 è l'energia e 11 è la presenza 1 del ciclo 10, per cui essa si divide. E questi 77 gradi di libertà sono sommati ai 381 centomillesimi, che nel numero 381 sono la somma di tutti i primi 16 numeri primi che danno il movimento. E nella dimensione 10 elevato a meno 5 la riferiscono a ciascuna unità delle 10 elevato a 5, che sono le elettriche uguali alle magnetiche, che esistono nell'area unitaria elettromagnetica di 10 elevato a 10 unità. Il che dimostra, senza possibili equivoci,
che la relatività ristretta difetta sia dell'unità 111 sia della sua esatta unità di moto curvo. Vediamo un po' meglio che cosa determina con esattezza la costante velocità di C, velocità della luce. È 0,77381 che si moltiplica per 3 elevato a 18 e somma il residuo di 9013,20776. Con ciò raggiunge esattamente il valore della C, laddove 9013, virgola, è il moto residuo, in cui 13 è la presenza un quarto delle 52 settimane, ossia nel gruppo 7 del movimento, che esiste, maggiorato di 9000, che è tutto il movimento di 1000 nella realtà che vale 10000. Quindi vedete con chiarezza come tutto questo nasce dal puro movimento. Chiedete forse perché 0,77381 dovrebbe moltiplicarsi per 18 volte per 3, ossia per 3 elevato a 18, per divenire la velocità della luce? Intanto sono le 18 volte giravolte date dal tempo unitario un decimo, dei 180 gradi di giravolta, di volta, di giro, quelli che portano al moto diametrale. Poi, perché se 0,77381 è un terzo della terna di lati 0,77381, la sua espansione cubica la moltiplica per 3, essendo essa un terzo in una sola componente delle tre date dall'intero, il sistema a tre componenti cartesiane. Per scendere da un volume qualsiasi n al suo lato, lo si eleva ad un terzo, il che ne estrae la radice cubica. Solo il prodotto per 3 di un lato, che è un terzo della terna, solo questo lo espande fino ai 3 terzi, che sono la reale unità relativa, a 3 lati, che sono un terzo di 3 in ciascuno. E un terzo di 3 in matematica lo si esprime come un terzo per 3 ed è uguale ai 3/3 che sono innegabilmente 1. Quando l'unità del complesso è data da 10 elevato a meno 3, che moltiplica 10 elevato a 3, e il valore negativo è letto in modo inverso, ossia nel logaritmo decimale del valore inverso a 10 al cubo, l'unità diventa uguale a 10 al cubo per 3, che è il logaritmo di 10 elevato a 3, e non per il 2,997924598 della luce, che è evidentemente manchevole rispetto al 3 a 1 posto direttamente tra le tre dimensioni dello spazio e la dimensione 1 del tempo. Lo spazio ha forse la dimensione 2,99 anziché la 3?
ad ogni velocità, data triplicando la velocità di origine, accade che quando si parte da 0,77381, che nel 77 fratto 100 indica la percentuale di moto a velocità 66 a 11 dell'energia 66, riferita alla presenza 1 del ciclo 10, e nei 381 centomillesimi è la somma delle 28 cifre pari a 7 per 4, ossia a tutta la realtà del movimento 7, dei 16 numeri primi, che sono 2 più 3 più 5 più 7 più 11 più 13 più 17 più 19, eccetera, fino a 53, che sono la carica 4x4 della realtà data dal piano della realtà. 381 che deve essere posto alla dimensione centomillesima di quel 10 elevato a 5 che è l'unitario lato elettrico nell'unità dell'area elettromagnetica fatta da 10 elevato a 10 unità. Scrive il fisico che ha fatto questo articolo: la scoperta del neutrino più veloce della luce ha allarmato la comunità scientifica e non solo. Se confermata, infatti, avrebbe falsificato un pilastro della fisica moderna, ovvero che niente può andare più veloce della luce. L'allarme rientrò quando si capì che il curioso fenomeno era dovuto ad un malfunzionamento dell'apparato sperimentale. I neutrini non fanno quindi eccezione e viaggiano ad una velocità inferiore a quella della luce. E io commento: la scoperta dei neutrini più veloci della luce allarmò gli scienziati, dice il fisico, che cerca di dimostrare perché la velocità della luce sia insuperabile. Infatti, egli dice, se essi fossero stati misurati per davvero più veloci, questo avrebbe falsificato il pilastro della fisica moderna poggiato sulla insuperabilità della velocità della luce. E per farlo capire, dimostra come ogni entità che ha una sua velocità limite fa una fatica terribile a raggiungere il suo limite. E a quel punto è evidente che se è il suo limite, esso non può essere superato. Il fisico conclude che occorrerà la bravura di un Bolt per raggiungere la velocità limite dell'uomo, ma che per raggiungere, ad esempio, i 120 km orari occorrerà un ghepardo. Ora ragionate. Se la velocità limite dell'uomo sta nella velocità vicina a quella di Bolt, e se la velocità limite del ghepardo sta in 120 km all'ora, chi ha il limite della velocità della luce? Un uomo? Un ghepardo? O la luce? Niente da obiettare sul fatto che una velocità così costante come quella non rallenti né acceleri mai. Ma ditemi, voi, io, una auto, un qualsiasi altro corpo, siamo forse la luce? E allora perché dovremmo avere il suo limite? La luce è un'onda. È un'onda. Non c'entra proprio nulla con un corpo, anzi, è il suo esatto opposto. La luce è espansione costante, nel mentre un corpo è un ammassamento,
caratterizzato da sei versi centripeti. Se ci sono tutti e sei, essi isolano un accorpamento che può così essere trascinato da un flusso ondoso a qualsiasi velocità, purché si trovi il vettore giusto, che non sia il vettore luce, perché non possiamo pretendere che con un vettore che è sempre costante nella sua velocità, noi si possa accelerare a una velocità più grande. Scrive il fisico. Proviamo allora a capire perché questo limite non può essere superato. Cominciando con una analogia. Immaginiamo di correre partendo da fermi. Inizialmente aumentiamo la propria velocità, è un gioco da ragazzi, per arrivare a 5 km l'ora basta semplicemente camminare. Man mano che la velocità cresce però, diventa sempre più difficile aumentarla ancora. È necessario un bello sforzo per passare da 20 a 25 km orari, ammesso di arrivarci, molto più di quello necessario per passare da 0 a 5 km orari. Non importa quanto talento, allenamento o energia ci mettiamo. Esiste una velocità limite oltre la quale l'uomo non può correre per via delle caratteristiche strutturali del suo fisico. Un nuovo campione potrebbe superare i 45 km orari toccati da Usain Bolt, ma non raggiungerà mai i 120 km orari del ghepardo. Poi scrive nelle due vignette. Esiste una velocità limite oltre la quale l'uomo non può andare per limiti strutturali del suo fisico. Lo sforzo per andare da 20 a 25 km orari è superiore a quello per passare da 0 a 5. Sforzo minimo per passare da 0 a 5, sforzo per andare fino a una certa velocità e a mano che ci si arriva al limite andiamo nel rosso. E per raggiungere C, l'energia necessaria è infinita. Essa dice che più un oggetto con massa va veloce, più energia servirà per fargli aumentare ancora la velocità. Questa è una conseguenza della teoria della relatività ristretta di Einstein. Anche avendo un razzo futuristico, sarebbe impossibile raggiungere la velocità della luce, circa 300.000 km al secondo. Bene, la fisica moderna controlla e dice: vediamo se è vero che lo sforzo per andare da 20 a 25 km orari è più grande che per passare da 0 a 5. Se devo spingere una vettura ferma e metterla in moto, io necessito del massimo sforzo. I casi infatti sono due. O possiedo l'energia sufficiente e riesco ad avviare il veicolo, oppure esso resta fermo. Tutti possono sperimentare facilmente che se ho potuto avviare quella macchina con l'energia di cui dispongo, allora essa basta a portarla al limite della velocità che è la mia. Con lo stesso sforzo che in un secondo ha avviato la macchina spostandola solo di 10 centimetri, nel secondo successivo io la porto a 1 km all'ora, nel secondo ancora dopo la porto a 3 km all'ora,
nel secondo successivo a 5 e così via. Esprimendo il risultato su un grafico in cui sulla verticale ho il tempo dei secondi e sull'orizzontale la velocità, io ottengo quella curva che vedete lì. Il grafico mostra che la stessa forza di spinta che io ho come un razzo, che devo spingere una massa, che non è la mia, il razzo spinge il corpo con il gas, non è il gas che spinge se stesso, il gas spinge il razzo. Ebbene, io spingo l'automobile, non è il caso del gas da solo, quello prospettato dall'amico fisico, in cui certo che faccio poca fatica a camminare, ma qui non si tratta di camminare, qui si tratta di spingere un corpo come la combustione del razzo spinge il razzo, e io sono la combustione con la forza di spinta. Ebbene, nel primo secondo la mia forza di spinta riesce a far avanzare la macchina solo di pochi decimetri. A mano che passano i secondi, io faccio percorrere alla macchina più spazio, ossia aumenta la velocità. Certo, quando arrivo al limite della mia velocità, vado in crisi perché io sto spingendo con una mia velocità limite. Lo provano i satelliti che ormai abbiamo in orbita. L'effetto che essi ottengono sul satellite è identico in qualunque verso azionano i razzi con i quali modificano la velocità. Se fosse vero l'assunto che io sto confutando, un piccolo razzo che tentasse di accelerare la velocità del satellite avrebbe molto meno potere effettivo di quello che, spingendo dalla parte opposta, tentasse di frenarlo. Invece la navetta è come se fosse ferma. Ogni spinta, in qualsiasi verso, in avanti o indietro, sia fatta con il razzo, ottiene sempre una accelerazione della massa pari alla spinta data dalla massa in atto con il razzo, esattamente come ciò che è dato dalla forza di Newton, che è uguale all'accelerazione della massa, e vale la formula F uguale M per A di Newton, e non la relatività di Albert Einstein. Ma chiediamoci, dice la fisica moderna, perché la luce è così costante? Per rispondere, dobbiamo prima chiederci che cosa è la velocità della luce. La fisica a Modea risponde così. La velocità della luce sta nel nostro essenziale moto magnetico nella nostra onda cerebrale, condotta nel tempo. Pertanto, sarebbe ben strano che qualsiasi cosa esteriore lo potesse modificare. In tal modo, se si scontrano due fotoni, uno di essi è posto come quel puro principio della presenza dinamica nel tempo, che è posto a pura misura e che riscontra nell'altro fotone quella che è la sua stessa velocità. Non è proponibile la differenza di impatto tra due oggetti che si scontrano alla stessa velocità o a velocità diverse e due oggetti luce che impattino, uno dei quali siamo sostanzialmente noi stessi,
nel nostro moto personale nel tempo e che constatiamo nell'altro la stessa nostra velocità. Si sa bene che con un elettrone non è possibile misurare la massa di un altro elettrone ed accade poiché essi procedono sempre nello stesso verso, essendo entrambi di materia. Le masse, tutte quante, quelle materiali, percorrono versi e tutte le particelle elettriche hanno lo stesso verso di avanzamento, in quanto masse. La luce, invece, essendo una espansione tridimensionale che ci permette di vedere l'universo in ogni verso della profondità, avanza bilateralmente, a differenza di una massa che avanza solo in un verso e non può avanzare simultaneamente anche nell'altro. In tal modo è realmente possibile avere in natura e ordinariamente uno scontro frontale tra due fotoni, ma non tra due elettroni, i quali sono un accorpamento chiuso dato da sei fotoni centripeti, ciascuno fatto dalla pura velocità 9 di 1 nel 10, che ha l'unità esistente nel ciclo 10. Con 6 per 9 uguale 54 si è creato l'accorpamento, il quale diventa cosa a sé stante e si oppone ad essere spostato, e la sua massa è così misurata in 0,00054 unità atomiche, massa dell'elettrone in unità atomica. Invece in chilogrammi è chilogrammi 10 elevato a meno 31 per 9, ma si rivela per 9,10938 come la somma a 9 del suo inverso un nono. È in un nono lo 0,11111 che si riduce però allo 0,10938 in quanto pone in 0,11111, ossia in un nono, pone lo 0,00173 come il relativo moto espresso dal quarantesimo numero primo. Il quarantesimo numero primo, 173, è quello che in 40 indica, attraverso i numeri primi che danno il movimento, la dimensione unitaria 10 del ciclo del tempo e 30 del ciclo dello spazio. Noi, in natura, vediamo sommati i due opposti dati da 9 a 1 e 1 a 9. Lo facciamo allo stesso modo con cui vediamo sommati, in una sequenza in avanzamento, l'alto e dopo il basso che esistono in ogni onda. Ebbene, avanzando come luce, noi ci poniamo come un nono e con esso riscontriamo per azione uguale e contraria in 9 a 1 la velocità di impatto, invariante del ciclo 10, che Einstein pone come C2, ma che è quella vera dello spazio-tempo, data da 3 su 1 uguale alla quadratura di 9 a 1, che è l'impatto. Noi, come uno dei suoi due lati 3 dell'area 9, data dall'impatto 3 a 1 per 3 a 1, misuriamo in tal modo, tramite la nostra velocità essenziale, solo il 3 a 1 contrapposto
e dividendo l'area 9 per 3 vediamo la velocità 3 del solo fotone contrapposto all'altro che praticamente è secondo il nostro avanzamento nel tempo. Einstein lo esprimerà in questo modo, ma è la stessa cosa. Quando pone C più C e lo divide per 1 più C2 fratto C2, e il che rimane solamente C. Vediamo quali ragioni ci sono, dette da chi sta curando questo servizio culturale, a sostegno della tesi che per raggiungere C occorre energia infinita. Io lo vedo affermato, ma non c'è proprio nulla che lo dimostri. Infatti è scritto che per raggiungere C l'energia necessaria è infinita. E perché è infinita? Non è spiegato. Al contrario, se io su un satellite in orbita terrestre ottengo esattamente lo stesso effetto di accelerazione relativa, spingendo con la stessa forza sia nel verso della sua velocità sia in quello contrapposto del suo rallentamento, allora questa sì che è una indubbia prova che la velocità, sebbene già portata a essere molto alta coi potentissimi getti del razzo, una volta che ha raggiunto quella di navigazione stazionaria ed è in orbita, è soggetta ad accelerazioni e decelerazioni solo comandate dalla F uguale M per A di Newton. Al limite avremmo che, raggiunta la velocità della luce su una navetta, chi vi si trovasse a bordo non potrebbe avanzare di nulla nel verso che ha la navetta, perché egli troverebbe come un muro, quel muro che invece non esiste. Se allora azionerò un piccolissimo oggetto diretto a spingere la massa nel verso che ha la sua velocità, che ha raggiunto quella della luce, vedrò che la navetta seguiterà a comportarsi come se essa fosse ferma. Ad ogni forza, in qualunque direzione e verso essa fosse diretta, nello spazio siderale, là dove non c'è l'attrazione terrestre a curvare l'orbita, e mancano altre forze troppo lontane per incidere, e otterrò che la navetta accelererà nella stessa massa, sempre secondo il secondo principio della legge dinamica espresso da Newton, e con tanti saluti ad Albert Einstein. Una navetta che viaggiasse a velocità luce nello spazio siderale si troverebbe in sostanza come nel primo principio della dinamica, manterrebbe velocità costante e procederebbe in moto rettilineo per l'eccessiva distanza delle altre forze esterne, che la immettono in un contesto praticamente conservativo dello stato di quiete o di moto rettilineo e uniforme che si ha. E qualunque forza a quel punto aggiunta da un razzo attiverebbe immediatamente il secondo principio della F uguale M per A, in qualunque verso fosse la spinta. Un corpo non segue le leggi delle onde. Accorpandosi
si è reso assolutamente indipendente da ciò che accorpato non è, ma diffuso. Un corpo non va sia a destra sia a sinistra simultaneamente, come va invece la luce emessa da un centro luce. Ognuno fa storia a sé. Non ce ne sono di più veloci, poiché il propellente, la massa, ha la sua stessa velocità, ma noi possiamo attivare ancora altre forze che agiscano per azione e reazione. Con i magneti, invece, negli acceleratori di particelle, non possiamo andare oltre la velocità del magnetismo, che è la stessa della luce. Pertanto, le osservazioni in questo contesto non provano alcunché. Allo stesso modo, quello che è indicato qui di fianco, secondo il quale ciascuno è fatto come è fatto, dice il fisico, che le caratteristiche strutturali dello spazio-tempo sono quelle che impongono un limite. Questo limite è di circa 300.000 km al secondo, ovvero la velocità della luce nel vuoto. Intanto non è circa 300.000 km al secondo, alias 300 milioni di metri al secondo, ma esattamente di 299.792.458 metri al secondo. Quindi, dice, visto che la velocità della luce è questa, anche se saltiamo su un mezzo qualsiasi, che non è luce ma corpo, anche questo corpo ha i limiti della luce. Ah, bel ragionamento, proprio ragionevole, che questa è una velocità che blocca la luce e vincolerebbe il corpo, che con la luce non c'entra niente. Come a dire che io sono bloccato e non posso andare più veloce, perché una tartaruga ha una velocità inferiore della mia. Ho cercato dappertutto e non vedo velocità superiori a quelle della luce. Dunque, quella è la massima. Bel modo di ragionare. Quella è semplicemente la massima velocità che vedo intorno a me. Infatti, se io misuro la mia velocità di allontanamento dal Big Bang in ragione di una espansione luminosa costante come quella della luce, a che velocità si allontanano i corpi gli uni dagli altri? In un contesto che si espande tutto in moto così omogeneo? La luce che cosa c'entra? Essa trasferisce uniformemente pure informazioni a velocità costante. Informazioni pure e non corpi. Come ho detto prima, se l'espansione è centrifuga ed uniforme, gli oggetti, a mano che aumentano la loro distanza dal centro, aumentano anche la loro velocità di espansione finale, ed accade senza limiti, a meno di non avere un reale contenitore nell'universo che ponga un limite all'espansione dell'universo. La contrapposizione tra luce elettrica e massa è dimostrazione del fatto che se una è costante, quella opposta è tutt'altro che costante. Accelera rispetto ad un fisso punto di origine, la stessa espansione di volume rende illimitata la velocità estrema di fuga, e chi sta lì nemmeno se ne accorge. Dalla velocità di alcune galassie rispetto a quelle
lontanissime dell'universo. Infatti, se noi misurassimo la velocità di espansione della nostra galassia rispetto a galassie lontanissime, vedremmo che la velocità di espansione da quel punto che c'è qui è infinitamente più grande di quella della luce. Il fisico crede di dimostrare qualcosa ribadendo la tesi di Einstein. Insomma, siamo alle solite. Ipse dixit. E visto che l'ha detto, questo è vero. E questa è una dimostrazione. Secondo Einstein, deve aumentare l'energia per far aumentare la velocità. Per cui occorrerebbe energia infinita a superare la velocità della luce. Ma che cosa dice? Ha mai provato a spingere una vettura ferma? Se ha l'energia, appena quella che serve ad avviarla, poi con la stessa energia che l'ha mossa, accelera e accelera sempre più, fino al limite della sua reale, personale velocità. Ma perché c'è bisogno della relatività ristretta? Se lo chiede il fisico che cerca di dimostrare perché la velocità della luce è insuperabile, quando non si è accorto che per percorrere in un secondo in orizzontale e in un secondo in verticale un quadrato nero di 299.792.458 metri in larghezza e altrettanti in altezza, occorre che in un secondo quadro di tempo sia percorsa una linea che è lunga altrettante volte, perché un conto è percorrere una riga in un secondo e un altro conto è percorrere 299.792.458 metri in un secondo al quadrato. Viene richiamato l'esperimento di due fisici, di due fasci di luce che si incontrano sulla stessa riga e venendo da versi opposti. Accade che se due ghepardi viaggiano a 120 km all'ora sulla stessa linea, ma con verso opposto, si scontrano ad una velocità del doppio, di 240 km orari, perché le due velocità si raddoppiano, essendo uguali. Se invece si scontrano due fasce di luce, le velocità non si raddoppiano e lo scontro è sempre alla velocità della luce. Vorrei vedere io, dico io, che tale scontro avesse il potere di accelerare la velocità del mio esistere. Perché la velocità della luce è la velocità del mio esistere. E volete che scontrandosi due particelle appaia incrementata la velocità del mio esistere? Per poter spiegare questo fatto, invece, Einstein riscrisse le leggi del moto con la relatività ristretta. In questa teoria, le velocità dei due oggetti che si vengono incontro non si sommano più secondo le classiche regole dell'addizione, ma seguono la formula più complicata in cui la velocità relativa è data sempre dalla somma delle due velocità, ma è poi riferita al denominatore, il quale somma ad uno il prodotto tra le due velocità, che è diviso per il quadrato della velocità della luce, come formulato nel riquadro nero che vedete in basso a sinistra. Cosa significa il denominatore qui al lato? Intanto, il prodotto delle due velocità sortisce l'effetto di spianare le due velocità su un'area trasversale. Questo prodotto si somma
AC2, il quale è un numero grandissimo, 16 cifre, per cui è prevalente C2. E poi il risultato si divide per C al quadrato. Se pensate che il vero C2 sia il 9 invariante e non C2, le due lunghezze dell'area spianata, sommandosi a quel numero così grande di cifre di 9, determinano il volume in cui il flusso è dato dal 9 invariante, un 9 con 16 cifre 0. Fissata la lunghezza di tutto, che appunto ha 16 cifre, la divisione per un 9 con 16 cifre riferisce il volume allo stesso valore invariante. Se le due velocità non ci fossero, il denominatore sarebbe 1. Poiché 9 è tutto il moto di 1 nel ciclo 10, la somma del 9 lancia quell'area in tutto il percorso e poi lo divide per il percorso stesso. Ne deriva un denominatore di poco superiore ad 1 quando abbiamo velocità reali, ossia modeste, perché la dimensione delle due velocità, che anche se sono nell'unità della realtà hanno in tutto 4 cifre, sono sommate a un 9 che ha 16 cifre, il quale praticamente rende quasi irrilevante il valore di V1 per V2. E quindi questo è un escamotage per creare una formula matematica che consenta di capire quello che non si capisce in un modo puro, che C2 è la nostra velocità che avanza nel tempo, come un 3 elettrico che si combina con un 3 magnetico, come elettromagnetismo. C'è da dire che l'escamotage trovato da Albert Einstein è abbastanza valido. Vediamo se c'è una ragione che sia così come è formulato sopra. Qui si tratta delle due velocità di soggetti aventi massa inerziale e che fanno uno scontro frontale, uno scontro simile a due palle di biliardo che si scontrano avendo la stessa velocità e lo stesso verso di avanzamento, la stessa direzione di avanzamento. Se sono corpi elastici, come in parte sono queste palle di biliardo, non bloccano la loro massa, ma rimbalzano ciascuna per l'urto ricevuto. Urto che ha assorbito energia, restituita poi come una forza di reazione. Ogni impatto trasferisce al corpo contro cui è l'impatto tutta l'energia cinetica. Pertanto questa formula non si cura solo di sommare le due velocità, ma di metterle anche in relazione all'energia dell'urto. Che ne dicano coloro che leggono i risultati degli esperimenti e li giudicano? Due luci che si scontrano come le palle di biliardo, avendo ciascuna la velocità C, generano con C per C tutto il piano perpendicolare alle loro uguali direzioni, che è appunto il piano su cui esiste l'energia e che ha i due lati lunghi 3 della velocità assoluta spazio-temporale data da 3 su 1. E non da 2,99 rotti su 1. Se la ragione dell'invarianza della luce sta nello spazio-tempo a 4 dimensioni, la velocità invariante è il 3 a 1 che sta nelle 4 dimensioni,
su una linea e il 9,1 sulle 10 dimensioni in linea del ciclo. Accade ora che a mano che le due velocità si avvicinano alla C, velocità della luce, anche l'energia del loro impatto, che è elettromagnetico quando è la luce, tende a C2, che è l'impatto elettromagnetico. Quando la velocità 1 moltiplicato per la velocità 2 diventa uguale a C2, perché ogni velocità delle due è C, allora il denominatore, vedete bene che diventa 2 per C al quadrato fratto C al quadrato. I due C al quadrato si semplificano e resta 2. Questo nel denominatore, mentre il numeratore è C più C, ossia 2C. Il risultato così si riduce da 2C fratto 2 a un solo C, visto però dall'altro C. Noi siamo sempre nel campo di azione e reazione e il moto è visto elettrico da quello magnetico dell'osservatore della fisica che avanza a velocità 3:1 spirituale nello spazio-tempo. Con la luce accade la stessa cosa. 207.542 metri, che è l'unità dell'elettromagnetismo, si pongono in principio come l'unità di riferimento statico, diciamo così, dell'elettromagnetismo. E il dinamismo appare solo in ciò che manca a 300 milioni, ed è il 299.792.458 della velocità della luce, la quale però esiste e si pone a denominatore di questa C. Pertanto, la velocità di 300 milioni di metri ogni minuto secondo considera che si muovono sia il numeratore sia il denominatore. Ciò accade proprio come accade per la dimensione 7, che è quella totale del movimento. Dimensione 7 data dal 6:1, quando si somma al 6 l'unità. Il 6:1 che cos'è? È la velocità unitaria 1:1 che esiste in tutti i 6 versi di avanti, indietro, destra, sinistra, sopra, sotto, in cui avanzano sia il 6 come spazio, sia l'1 come tempo. Anche nella luce, sia il divisore, che è 207.542, sia il numeratore, che è 299.792.458 metri, avanzano tutti e due, e tutto il moto è 300 milioni, non la sola C. Anche la realtà è in 4 dimensioni, eppure esiste a velocità 3:1. Ma quelle che avanzano sono 4. Il bilancio, insomma, va fatto sempre nel totale 3:1 e non solo nel disponibile dato da 3:1. Come vedete, Albert Einstein, nella sua relatività ristretta, si è dimenticato che esiste proprio la quantità unitaria 111 in tutto il movimento che abbiamo visto prima, è proprio quello 0,77381 che è dato proprio dal movimento in sé, il 7 volte 11 che misura il dinamismo 7 in tutta la presenza 1 del ciclo 10 e il 381 che è
la somma dei primi 16 numeri primi che servono a realizzare il movimento. Per cui, come vedete, poiché ciò che serve per realizzare il movimento è proprio 0,77381, quando lo presentiamo alla dimensione spaziale 3 elevato al 18, che è il decimo, la presenza di 180 gradi, che sono quelli che determinano il diametro, allora questo è proprio il valore che si ottiene dividendo 180 gradi, come vi ho detto prima, per 100 pi greco più quel valore lì che è tutto quanto il movimento. Albert Einstein ha messo le volte in cui c'è il movimento, non mettendo proprio il valore unitario del movimento. Ma voglio concludere. Questa dimostrazione che nel settore cultura è stata data dal giornale lascia piuttosto a desiderare, perché non dimostra nulla, ma afferma semplicemente vero ciò che ha affermato vero Albert Einstein quando perfetto non è. È quasi così, ma gli manca proprio il valore dell'unità che considera solo in tutto il numero delle sue volte.